Benvenuto sul canale, io sono Irene, infermiera in ambito pediatrico, consulente per allattamento e baby wearing, ma soprattutto sono una mamma. Ciao e bentornata in questo nuovo video. Oggi il video tema baby wearing, parliamo nello specifico di una legatura che è la PWCC, nonché triplo sostegno preannodato. È una legatura che a mio avviso si presta benissimo per la fascia elastica, cioè è la mia legatura d'elezione per la fascia elastica. Perché ci tengo a specificarlo? Perché so che alcune scuole la passano anche con la fascia rigida, secondo me non rende così bene con la fascia rigida, ben vengano altre legature. Con la fascia elastica questa invece rimane secondo me la base, il top per iniziare, premesso che se ne possono fare tante altre e ho fatto un video in cui lo spiego, ma quali sono i pro e i contro del triplo sostegno? Allora, il pro più grande da mamma che ha vissuto tre postparti e tre bimbe piccole è il fatto che sia preannodata. Banale? Non credo, nel senso che spesso andiamo alla ricerca di quei supporti preannodati come la Koala Baby Care, la Kabu Close, la Porto, eccetera, perché abbiamo paura di legare o perché diciamo vogliamo qualcosa di più immediato. La PWCC ci permette di legare la fascia elastica e mantenerla legata così, tirando fuori e mettendo dentro il bambino senza doverla disfare, cioè creiamo noi una preannodata a tutti gli effetti ed è comodissima questa roba qua. Su questo condivido il pensiero delle mamme, soprattutto se si ha più di un figlio, e questo appunto che andremo a portare con la fascia elastica non è il nostro primo bimbo, dobbiamo occuparci anche di altro o dobbiamo rientrare al lavoro presto. Io ho seguito una mamma che è pasticcera ed è rientrata in laboratorio prestissimo a fare almeno quello che poteva fare e portava il bimbo in fascia mentre faceva i dolci, quindi fantastica, quindi può essere veramente un aiuto. Il fatto di avere una PWCC, quindi di usare questa legatura, mi permette di tirar fuori il bambino, magari allattarlo, dargli il biberon, quello che è, cambiargli il pannolino, rimetterlo dentro senza toccare la fascia, quindi ho tutti gli effetti, quello che spesso si va a ricercare comprando un supporto preannodato. Però mi permette nel momento in cui ne sento la necessità di fare anche delle altre legature, quindi di provare, di sperimentare, magari a portare sul fianco, magari a fare una pocket double hemlock, non lo so, però un po' di altre legature per vedere dove mi trovo io più confortevole, dove si trova confortevole il mio bambino. L'unico contro, onestamente, che io trovo in questa legatura è che siano tre strati. Sacrosanti, ovviamente per la sicurezza e il contenimento del bambino, l'estate a volte sono un pochino troppi e spesso sento dire che è meglio partire con la rigida perché è meno calda dell'elastica. Questo secondo me è una boiata enorme, non vedo tutta questa differenza. La differenza è che comunque ho bisogno di tre strati di stoffa, poi posso fare delle varianti che mi lasciano particolarmente libera qua, respiro bene. Però oggettivamente sono sempre tre strati di stoffa e anche se scelgo la Neko, che è 100% cotone per quanto sia elastica, sottilissima, quindi è la mia scelta d'elezione per l'estate, sappiatelo, è la Neko, sempre tre strati devo fare, quindi vado un po' a perdere quella leggerezza. Però se devo mettere sulla bilancia pro e contro, vincono assolutamente i pro. Vincerà sempre per me il triplo sostegno preannodato nel postparto. Andando un pochino più avanti, se continuo a utilizzarla non più per un neonatino di poche settimane, ma magari un mese, due mesi, il fatto di avere tre strati mi permette invece di scaricare bene il peso e quindi quello non è più un contro. Allo stesso tempo, il contro a quest'età diventa il fatto che è una legatura abbastanza chiusa, non è una legatura particolarmente aperta a livello di visuale del bambino e quindi man mano che crescono vedrete, se non avete già visto, che il bimbo non dorme più in fascia
tutto il tempo. Ci possono essere dei momenti in cui viene portato che è comunque sveglio, magari poi si addormenta lo stesso, però ha dei momenti di veglia. Questa compressione, mettiamola così, e questa occlusione della visuale potrebbe innervosire un pochino i bimbi. Io consiglio sempre lo shoulder flip, in questi casi, cioè è proprio una tecnica dove vado ad appiattire completamente questa parte della legatura che occlude come se diventasse una maglietta fondamentalmente, quindi dà molto meno fastidio, o meglio, quasi azzera del tutto il fastidio, però devo essere sicura che il contenimento del capo ci sia e che il bambino appunto riesca a mantenere bene la testa, perché sennò avrò bisogno ovviamente di coprirgliela con un lembo. Quindi anche in questo caso il contro nella legatura classica si riesce ad aggirare tramite una variazione di questa legatura che è appunto lo shoulder flip. Io penso di averti detto le grosse, diciamo, macro aree dei pro e dei contro del triplo sostegno preannodato. Ci tengo a dire che questi sono i pro e i contro con la fascia elastica, perché fatta con la fascia rigida, onestamente, ripeto, lo ripeto, secondo me non rende, perché dà un senso di occlusione alla mamma o al portatore in generale, troppo elevata. Detto da una mamma che ha portato in triplo sostegno preannodato con la rigida per mesi, ragazze, ma io quel contenimento lo amavo. Vedo che statisticamente non è così. Io ai tempi non sapevo assolutamente nulla, ero solo una mamma alle prime armi, neofita, autodidatta. Ho scoperto tante tante cose e adesso posso dire che a mio avviso non è la via migliore. Non è scorretta, ma non è la via migliore. Anche tarare la legatura non è semplice, mentre con la fascia elastica è molto molto più easy riuscire a farlo. Quindi i contro che ho col triplo sostegno fatto con la rigida non, cioè, vanno a superare secondo me di gran lunga i pro. Oltre al fatto che questo l'ho vissuto in prima persona, tirar fuori e mettere dentro da un triplo sostegno preannodato con fascia rigida una bambina non è così semplice come farlo con l'elastica. Quindi forse in quel caso lì mi sento di dire che non è nemmeno un pro il fatto che sia preannodata. Io spero che sia chiaro quello che intendevo dire. Ti aspetto nei commenti se ti va di raccontarmi la tua esperienza, se effettivamente hai riscontrato quello che sto dicendo o se ti sei trovata bene, se l'hai fatta, che cosa ne pensi? Insomma, mi piacerebbe sapere tu che cosa ne pensi del triplo sostegno, quali sono per te i pro e i contro. Ti aspetto giù di sotto.